Porca miseria, ragazzi, che avventura oggi, mamma mia. Allora, niente, c'è stato un problema con Ustream proprio fino a qualche istante fa e sto andando in onda in ritardo. Tra l'altro vedo che la chat, non so, ma non credo che neanche vada, per cui vabbè, insomma, l'importante è che riusciamo a portare a casa, scusate, questa trasmissione di oggi. È stato un dramma, non so cosa stia succedendo, non so cosa sia successo. Poi da domani casomai metto in piedi anche un altro server di riserva e se non mi vedete ci sentiamo sul sito e vi dico di cambiare il server, vi do l'indirizzo esatto. Dai, vabbè, insomma, l'importante è che ce la siamo cavata. Allora, dunque, raccontiamo cosa è successo ieri. Allora, ieri ho fatto un giro dalle parti di Madison Park e poi ho girato un po' quella zona lì. Poi ci sono delle cosine carine che adesso devo farvi vedere. Scusate che chiudo qua, oggi è stato veramente un dramma. Ok, allora niente, dimentichiamo questa cosa di stamattina e partiamo tranquillamente con il filmato che vi faccio. Tra l'altro mi vedete tutto azzurro anche perché non ho fatto in tempo neanche a accendere le luci, non ho fatto niente. Vabbè, pazienza. Partiamo col filmato subito, eccolo qua. Come vedete questo è l'Empire, qui siamo in Madison Park e qua ci sono anche qui delle curiosità, come al solito, tratte dal libro Forgotten New York. Qui siamo all'incrocio, ecco, incominciamo a vedere qualche statua. In particolare poi ci saranno delle statue che vi farò vedere. Questo Madison Park è un parco molto carino. Qui fanno anche il barbecue. Fra qualche weekend ci sarà un barbecue aperto a tutto il pubblico. Magari ci ero già stato l'anno scorso e ci tornerò anche quest'anno. Ecco, questo intanto incominciamo. Questa è la statua del senatore William Henry Seward. E questo è famoso per aver acquistato l'Alaska dalla Russia nel 1867. Aspetta un po'. È stato anche una potente figura del governo americano, è stato governatore di New York dal 1838 al 1843, senatore dal 1849 al 1861, segretario di Stato come Abramo Lincoln e Andrew Johnson dal 1861 al 1869. Quella statua è stata collocata nel 1876. Mentre ero lì, stavano girando anche credo che fosse un commercial, una pubblicità, non so, un film, qualcosa. Tra l'altro ho inquadrato gli attori, l'attrice io non la conosco, magari adesso fra un po' la vedrete, magari se c'è qualcuno di voi che la conosce, ecco questa, se c'è qualcuno di voi che la conosce magari boh, può dirmi chi è, io non so chi sia, assomiglia un po' a Catherine Zeta-Jones ma non è lei, è più giovane questa. Ecco, questa è un'altra statua di Roscoe Conkling, si chiama, è stato un grande oratore americano, è stato senatore tra il 1867 e il 1881 e nel 1876 fu candidato per la nomination alla presidenza, per le presidenziali per i repubblicani, ma perse contro il suo concorrente. E nel marzo 1888 rimase esposto fuori casa vicino a Union Square per una bufera di neve e morì. Pensate un po', all'epoca si poteva morire anche di qua. Poi, ecco, poi c'era uno scoiattolo qua, mi sono divertito a inquadrarlo un po'. Vi faccio vedere anche un po' oltre alla parte storica, diciamo anche la parte attuale. Tra l'altro, ho visto che lì le persone danno proprio da mangiare agli scoiattoli. Ecco, poi c'erano dei ragazzi che fanno questo gioco, non ho ben capito, a un certo punto partivano, poi si fermavano, non so, io questo gioco qua in Italia non l'ho mai visto, almeno io non l'ho mai fatto, non so neanche che cosa sia. Non lo so, non è che si divertivano. Ecco, c'è un campo di giochi per bambini, tutto il circondario di Madison Park. Io qui dentro c'ero stato l'anno scorso, appunto, il vecchio, ma non ne avevo apprezzato la tranquillità perché c'era ovviamente molto gente. Ecco, questo invece è la statua di Chester Alan Arthur, che è stato un presidente americano, è stato considerato un presidente molto moderno in un'era che era in piena era vittoriana.
fu eletto presidente, anzi, fu eletto prima vicepresidente di James Garfield, poi questo fu assassinato e lui ne prese il posto dal 1881 al 1885. Noi facciamo una passeggiata insieme qui in Madison Park. Qui intanto la chat vedo che non l'ha ancora caricata, almeno non so se sia un problema solo mio. Pazienza. Oggi è un po' così, ragazzi, purtroppo non dipende da me. Ecco, qui siamo, ecco. E un'altra cosa interessante, nel senso che vedrete, sempre qui in Madison Park, è una cosa alla quale magari non ci si fa molto, molto caso, è questo palo con questa stella lì in alto. Ecco, questo palo con la stella è conosciuto come Eternal Light Memory, Flagpole, ed è in onore degli eroi militari della Prima Guerra Mondiale. È stato eretto nel 1818 e la stella è stata illuminata nel 1923. Questo è il Flat Iron, qui siamo proprio all'incrocio tra la Quinta e la Broadway. Ecco, qui un'altra curiosità che dico sempre, questo è il punto che discrimina diciamo, sulla Quinta Avenue le strade considerate East e le strade considerate Ovest, mentre a nord di questo incrocio le strade che incrociano la Quinta sono tutte, la Broadway, scusate, sì, la Quinta, sono tutte considerate Est. E qui invece di cilindro qui vengono considerati solo, vabbè, insomma, avete capito, adesso è un po' complicato da spiegare. Ecco, questo invece è un altro monumento, si chiama General Worth e si trova appunto sulla Quinta Avenue e la 25esima Street. È un monumento al generale e non è solo un memoriale, ma neanche la sua tomba. È stata eretta nel 1857 e questo generale ha combattuto la guerra del 1812, quella contro gli indiani, contro il Messico, insomma è stato un combattente. Morì di colera nel 1849 nel Texas e la città di Fort Worth prende appunto il nome da lui. Qui poi stavo risalendo sulla Broadway e vedete questo Museum of Sex, non ci sono entrato, ma se c'è qualcuno che è interessato e curioso può entrarci. E sempre qui ho visto che c'era questa coda di persone, di ragazze giovani, e ho scoperto che qui facevano una vendita di campioni di abiti, di camicie, insomma, di abbigliamento, ed erano a prezzi ovviamente scontati, e quindi la gente probabilmente lo sapeva e si è messa lì in coda per poter accedere a questa svendita. Ecco, qui adesso arriviamo in un punto sul quale poi mi soffermerò. Allora, qui siamo dunque sulla Quinta Avenue all'altezza della 29esima strada. Allora, lì vedete che c'è l'Empire e subito qui a fianco c'è una chiesa. Questa è una chiesa episcopale. Poi dopo vi dirò una cosa su questa cosa perché è interessante. Ecco, chiesa molto bella, però adesso poi vi dirò una particolarità, appena qui arriverà un certo punto, ecco qui mi fermo e torno in video io. Allora, particolarità, dunque, in questa chiesa era una chiesa molto, come dire, seguita dagli attori. E io mi sono preso qui degli appunti, scusate, metto gli occhiali, se no non ci vedo. Dunque, questa chiesa appunto era la favorita degli attori fino dal 1870 e ci fu un attore che si chiamava Joseph Jefferson che chiese a questa chiesa di fare un funerale per un suo amico, anche lui attore, George Holland. Ecco, di questa chiesa episcopale, quando seppero, pensate che qui siamo negli anni 1870 più o meno, quando seppero che queste persone erano attori, si rifiutarono di fare il funerale e dissero: guardate, andate alla Little Church Around the Corner. Allora, questa Little Church Around the Corner, ragazzi, è una cosa che è straordinaria. Adesso poi ve la mostro. È proprio sulla 25esima e all'incrocio con la Quinta Avenue. Ve la faccio vedere perché, tra l'altro, poi mi è capitata una cosa che adesso vedrete. Allora, faccio partire qui il filmato, adesso arriva un attimo solo.
Eccola qua. Allora, questa è la Chiesa della Trasfigurazione, si chiama. È un'opera, guardate, straordinaria, molto piccola, ma ha un interno fatto tutto di legno antico, legno pregiato, è piena di affreschi, di quadri, di vetrate colorate. Insomma, adesso poi la vedrete anche dall'interno. Poi vi lascio, ve la lascio, l'ho proprio descritta questa chiesa con la telecamera, l'ho tentato. E mentre stavo entrando, ho sentito che c'era un'arpista, un'arpa che suonava, e c'era un'arpista che stava tenendo un concerto per 10-15 persone. Ed è stata una cosa, adesso poi lo vedrete, una cosa molto suggestiva. E poi alla fine del suo concerto ha chiamato anche un cornista, un musicista di corno francese, e hanno fatto un pezzettino anche insieme. Di questo col corno ne ho tenuto solo proprio un pezzettino piccolo piccolo. Con l'arpa la sentirete perché ho descritto proprio la chiesa al suo interno, cercando di mostrarne tutte le caratteristiche. Vedete, c'è anche questo piccolo parco interno, molto tranquillo, molto bello, molto molto bello. Vi consiglio, guardate, caldamente, andatela a vedere perché è un posto, secondo me, non conosciuto, ma è veramente molto molto bello. Ecco, questo è l'ingresso. Adesso vi lascio solo le immagini e così ve la potete gustare al meglio. E anche la musica quando arriverà, ovviamente.
Ecco, avete visto ragazzi, secondo me è stata una cosa straordinaria, queste sono proprio le cose che capitano, credo solo a New York, entrare in una chiesa e sentire un concerto, bellissimo, è stato proprio emozionantissimo. Va bene, niente, chiuso questo argomento, qui poi sono andato avanti e arriviamo a un altro momento, intanto ecco, mentre camminavo ho rifatto queste riprese di queste case, guardate che meraviglia, qui siamo sulla 25esima mi sembra, 25esima o 26esima. Tutta in quella zona comunque, è sempre all'altezza della quinta e mentre si va sulla terza, insomma attraversandole. Ecco, e qui c'è un posto ormai decaduto, questo si chiama Broadway Alley, è la 26, tra la 26esima e la 27esima street sulla terza Avenue, ed è una strada dove lo scrittore americano Herman Melville passò gli ultimi suoi anni. Adesso ormai è andata assolutamente in rovina e la cosa particolare di questa strada era la pavimentazione, che era stata lasciata come era all'epoca quando è stata costruita. Adesso però purtroppo è stata asfaltata, quindi è assolutamente tutto, insomma, è stata un po' buttata via questa cosa. C'erano anche dei lampioni particolari, c'erano delle opere in ferro battuto, insomma, adesso invece è proprio stata lasciata degradare, adesso infatti vi documento anche questa cosa. E niente, ormai ho visto che ci sono solo parcheggio di macchine, cose della spazzatura. Come spesso accade a New York, tutto è sempre in rapida trasformazione. Alcune cose fortunatamente vengono preservate, poi ne vedrete una, e altre invece purtroppo, niente, come in questo caso, vengono proprio buttate via. Un po' di storia di New York che se ne va. Ecco, poi qui siamo sulla Lexington, la 27esima. E qui ci avviamo verso un altro sito storico che se a voi piace la storia americana vi consiglio di visitare, io l'ho fatto, ed è questa la casa dove nacque Teddy Roosevelt, il famoso presidente americano. Questo è un sito protetto dal National Park, ci sono i ranger dentro che fanno il tour. Purtroppo non si potevano fare riprese video durante tutto il tour, ma io ho fatto delle fotografie con l'iPhone che adesso poi ho montato in sequenza. E quindi niente, questo è un altro posto che secondo me se volete visitarlo è interessante, insomma vi dà uno spaccato un po' anche della vita di questo presidente che qui nacque appunto. Ecco, qui sono degli oggetti che sono appartenuti, divise, insomma, un po' di cose. Ecco, qui dice che tenete i vostri occhi sulle stelle, ma ricordate di tenere sempre anche i piedi per terra. Questa è una frase di Roosevelt. Ecco, qui è una serie, vedete, di fotografie dell'abitazione, così come è stata lasciata, anche questo vecchio pianoforte. C'è un ranger che fa tutta la spiegazione di tutta la visita. Ecco, guardate che belle queste sono queste ceramiche, porcellane. Se avete voglia, così un attimo così, di ripasso di storia americana può essere interessante. Sembrava che fosse interessante documentarlo. Ecco, lì al piano di sopra ci sono le camere da letto, c'è la scala che sale, ecco, vedete, queste sono le camere. Io queste cose, avevo visto la casa di Abraham Lincoln nell'Illinois, ed era, come dire, abbastanza, non dico simile perché Lincoln era precedente, però insomma lo stile dell'arredamento era più o meno questo. Ecco, qui sono un sacco di cosiddetti biglietti da visita dell'epoca, quello per il primo in testa era con la firma appunto di Roosevelt. E questa è la cyclette di dove faceva allenamento, la cyclette dell'epoca, mi sembrava interessante vederla. Ecco, ok, qui poi sono uscito e sono andato in un altro posto, che è l'ultimo che vi farò vedere oggi, che è un McDonald's, che è questo,
E la cosa interessante, vedete quella fascia lì sopra? C'è tanti cavallucci marini, vedete, tutta questa serie di cavallucci marini. Allora, anche su questo c'è una storia, questo fortunatamente l'hanno preservato. Anticamente tutti i ristoranti che volevano essere dedicati ai bambini mettevano come dire, un'insegna fatta appunto di cavallucci marini. Quando uno vedeva un ristorante con i cavallucci marini sapeva che quello era un ristorante soprattutto per bambini. E ho letto che ce ne sono altri anche a Coney Island. Questo era un ristorante all'epoca appunto per bambini, poi McDonald's l'ha preso e fortunatamente, come in questo caso, ha lasciato questo fascione che serve appunto a ricordare il fatto che lì c'era un ristorante per bambini, insomma. Una notazione storica. Ecco, poi invece sono andato alla Pennsylvania Station, perché qui stavo cercando anche qui delle cose che però non ho trovato e quindi forse l'hanno rimosso, c'era una cosa sulle rotaie. E comunque, vabbè, ho pensato che magari, non so, non tutti sono andati alla Pennsylvania Station, soprattutto a fianco alle rotaie, poi le vedrete, anche i treni. E questa è la stazione ferroviaria insieme a... Ecco, le questioni treni, insieme alla Grand Central Station di New York e Port Authority anche. Ecco, magari nessuno ci è mai sceso qui nella Pennsylvania Station. E qui a fianco c'è il Madison Square Garden e anche la posta. La posta che non vorrei dire una castroneria, però mi sembra che sia aperta 24 ore su 24. Poi questo lo controllerò e vi farò sapere. Mi sembra di ricordare questa che vedete, la posta centrale di New York, è un edificio immenso, e mi sembra di ricordare che è aperto 24 ore. Ecco, vedete, questi simboli americani di New York, l'Empire, la Budweiser, il Madison Square Garden e la posta. Sembrava il modo migliore per concludere la puntata di oggi. Eccoci qua. Ok ragazzi, questo è finito. Il video che ho fatto ieri era questo. Tra l'altro stamattina avevo puntato una telecamerina, guardate, verso la porta d'ingresso del mio appartamento, perché vi sposto la sedia, perché stamattina è giornata di housekeeping, quindi stavo aspettando l'housekeeper, cioè la ragazza che fa le pulizie, avevo deciso di farvela anche vedere. Purtroppo non è ancora arrivata, e quindi niente, non ho potuto farvi vedere neanche questa cosa. Mi spiace ragazzi, stamattina siamo partiti in ritardo, con un po' di problemi, ma ripeto, il problema non è stato mio. Sì, Claudietta, la Francesca, Francis, non so se sia ancora lei quest'anno. Sì, e dunque, allora, intanto leggiamo qualcosa che mi ti vuole. Allora, Ettore che dice: Lino, non dimenticare di filmare le prelibatezze che mangi in giro. Ok, va bene, promesso. Poi vediamo un po' altre cose che mi avete scritto in chat. I cibi, 24 su 24. Ecco, sì, mi conferma 24 ore su 24 fettentella. Ok. E i deli li ho già fatti vedere. L'anno scorso, vabbè, se vi interessa magari qualcosa posso far vedere ancora questa volta. Tenolandia, no, non sono Babbo Natale. vabbè, insomma, dai, va niente, un po' di regali comunque credo che vi stia facendo. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Io spero domani che le cose tecniche vadano meglio. Eventualmente adesso mi preparerò magari per fare in modo di avere una riserva, un altro server che si chiama Live Stream, mi sembra, e un altro che si chiama Bamboozer, quindi ne preparo un altro paio. E poi casomai se vedete che non mi vedete in trasmissione, magari passate dal forum e lì vi do le indicazioni di come fare per vedere la riserva, diciamo. Poi niente, oggi vado in un altro posto, stasera uscirò con Mary Libellula e andiamo a mangiare in un posto, a sentire un po' di musica, poi casomai, non so, vedo di portare la telecamera, vi relazionerò anche su questo. Va bene ragazzi, per oggi credo che sia tutto, io vi ringrazio come al solito di essere stati con me, ci vediamo naturalmente domani e io vi lascio come al solito, lo sapete già, col grande ciao!